amici di YouTube, bentornati finalmente dopo che mi avete scritto in tantissimi in direct su Instagram nella parte di Genshin in italiano. Siamo agli UE dove stiamo continuando la nostra Arconquest. Questo è il mio secondo account, per chi è la prima volta nel canale benvenuto. Questa è una serie che porto mensilmente sul canale, in cui cerco di fare qualche parte durante il mese dell'Arconquest di Genshin dal primo giorno, quindi da quando inizia fino appunto ad arrivare in pari. Per il momento siamo a metà dell'Arconquest di UE. Sul canale trovate tutta la playlist, ma probabilmente il primo video è quello che è stato più visto, quindi lo conoscerete per quello. E niente, vi auguro buona visione anche per questo. Continueremo dove siamo rimasti e iscrivetevi al canale nel caso per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video che usciranno, sia a tema appunto Arconquest sia a tema pool, e venite anche sul sito Viola per vedere le live in diretta. E niente, vi aspettiamo. Allora raga, andiamo. Siamo rimasti con la quest tipo qua. Parla con il personale della banca qua a Mons. Siamo da UE Arbor. Allora, let's go. Persona della banca, bisogna salire le scale. Perfetto. Vediamo un po' cosa ci raccontano di bello a questo giro. Io vi giuro, se adesso rincontriamo Child, che abbiamo appena finito di incontrare nell'Arconquest di Fontaine sul mio account principale, muoio. Parli con me? Scusa, è da un po' che nessuno mi rivolge la parola. Mi hai letteralmente preso alla sprovvista. Ma no, non ci interessa socializzare con la gente di qui. Chi sei? Sono la guardia di questo posto. Questa è la filiale di Liyue della Banca del Nord di Snesnaya, ed è anche l'unica banca non locale in città. Non posso dirti altro. Se vuoi saperne di più, puoi parlare con il direttore. Vorrei entrare, infatti. Perfetto. Andiamo dentro alla Banca del Nord. Eccoci qua. Parla con il personale della Banca del Nord. Ekaterina. Benvenuto, Mawithiel, buon amico del principe Child. Ti faccio le mie congratulazioni per il primo giorno della tua promettente carriera con i Fatui. Child non è mio amico. Le tue parole esprimono sicurezza. Ricorda però che siamo tutti comuni mortali e che le nostre idee hanno la forma dell'acqua. Solo la volontà della zarizza è solida. Quando e quanto il permafrost. Ma torniamo a noi. Il Child, mi dà fastidio chiamarlo il principe, scusate. Child mi ha detto di aver rispettato la sua parte del vostro accordo. Che accordo? Il fatto che volesse aiutarci a trovare qualcuno? Esattamente. Child ha promesso che avrebbe trovato qualcuno per superare lo stallo, e ti assicureremo che i messaggeri non tradiscono mai le promesse. Capisco, e dove sarebbe quel tizio? Child adesso si trova al padiglione Liuli. Padiglione Liuli? Oh, Paimon sa che cos'è? Si schiarisce la voce. A Liyue esistono due stili culinari, Liyue. Anche se sono in concorrenza da secoli, nessuno dei due si è ancora affermato sull'altro. Il padiglione di Liyue è il ristorante che rappresenta lo stile Liyue. Il proprietario ha scelto di aprirlo dal pendio di Feng Yun per competere in modo diretto con la pagoda di Xiongye, il massimo rappresentante dello stile Liyue. È di sicuro il tuo argomento preferito, o forse l'unico. Si parla di cibo, raga, mi sento letteralmente così. Non dire queste cose a Paimon, e poi ho fame, è ora di andare. Quindi andiamo al padiglione. Avviamo la nuova parte dell'Arcos. Let's go. Andiamo. Trova il nostro Child. Looking for Child. Questa cosa non me la ricordavo, tante cose non... Non me le ricordavo nemmeno io, perché appunto avendole lette tanto tempo fa e in inglese, un po' di discorsi magari si sono comunque persi. Eccolo qua, Child. Eccolo. Ah, ce l'avete fatta. Come promesso, ho trovato qualcuno che potrà aiutarvi. Sarà in grado di svelare la ragione per cui le sette stelle di Liyue nasconderebbero i resti dell'Arcon di Geo. Dove sarebbe? Al padiglione Liuli? Certo, venite, ve lo presenterò. Mi sono permesso di organizzare una cena d'affari, secondo l'usanza di Liyue. Eccoci, siamo arrivati. Siamo arrivati. Ho voglia di sushi, anche se non c'entra niente, perché questo è un ristorante cinese, qui trovi la ravioli al vapore. Però ho voglia in generale di sushi. Bentornato, signore, siamo onorati che ci abbia scelto. Il signor Zhongli vi attende nella stanza che avete prenotato. No, raga, no, raga, a che punto siamo arrivati?
Faremo l'arco con questo così. Permettetemi di presentarvi il signor Zhongli, consulente di un'organizzazione conosciuta come Wang Sheng, nonché collaboratore di fiducia dei Fasui. Collaboratore dei Fasui? Proprio così. Il settore professionale di Wang Sheng può essere delicato. In certe occasioni, diciamo che loro stanno bene quando è il caso di essere discreti. E noi Fatui siamo sempre lieti di fare affari con amici che sanno muoversi nell'ombra. Muoversi nell'ombra? È un'offerta... è un onore fare la vostra conoscenza. Ho sentito delle vostre imprese a Mondstadt. Discrezione, ombra... Non sarà che gli affari di Wang Sheng riguardino la dipartita della gente? È proprio come pensate. Ah! I servizi funebri Wang Sheng organizzano sepolture. Facciamo in modo che chi ci lascia possa andarsene in pace. Eh? Pensavate si trattasse di un assassino prezzolato? I Fatui hanno di quel genere di amici, ma i servizi funebri Wang Sheng non trattano del settore. Non apparentemente. Almeno. Apertamente. Beh, sono comunque... No, non posso dire altro. Comunque sia, ho voluto presentarvi il signor Zhongli perché... Perché so, posso condurvi a trovare i resti di Lex Lapis. Ma cosa c'entra? Se non, non stupitevi, è vero. Il corpo dell'arco indigeo è stato sottratto per ordine della Tian Huan Ningguang. Ma ascoltiamo un attimo cosa ha da dire il signor Zhongli. D'accordo? Lex Lapis sarà anche il primo degli adepti. Ma è pur sempre un adeptus. Molti di loro ci hanno lasciati con il trascorrere dei millenni. È una tendenza inarrestabile. I tempi sono cambiati, dovreste averlo capito, sui monti di Junyuan. È vero, gli adepti si tengono alla larga dagli Yue. Come avrete visto, mentre l'era degli adepti sta tramontando, quella dell'umanità è ai suoi arbori. Come da tradizione, in passato agli Yue si organizzava una suntuosa commemorazione ogni volta che un adeptus veniva a mancare. Stavolta, tuttavia, le sette stelle hanno ignorato completamente questa tradizione, il che è un vero sacrilegio. Beh, hanno per le mani un deicidio. Già, e l'assassino è ancora a piede libero. Che si tratti o meno di un deicidio... Deicidio mi ammazza. I servizi funebri Wang Shen hanno un solo pensiero. Quando si organizza una cerimonia regale per accogliere una divinità, il massimo dell'oltraggio è che il commiato vada deserto. Viaggiatore, il principe Child mi ha parlato a lungo di te. Visto che hai avuto a che fare con l'Arcon di Animo, posso chiederti di aiutarmi a trovare l'estrema unzione dell'Arcon di Geo? Il principe parla troppo. È così? Nel nostro mondo questo vorrebbe dire che non vuoi mettermi a tacere, interessante. Sguella la spada, adesso. Sto scherzando, procediamo, che dici? È pazzo, Child. La Tianquan Ningguang ha proibito a chiunque di avvicinarsi ai resti di Lex Lapis. Tuttavia voi non potrete farne a meno se volete portare a termine il vostro obiettivo di incontrare tutti i sette. Proprio così. È solo partecipando al rito dell'ascensione che potrete vedere la forma di Lex Lapis. Sembra proprio che non abbiamo altra scelta. Siamo d'accordo allora. Seguitemi, parleremo dei dettagli per strada. Bene, il mio compito di facilitatore è assolto. Mi sembra con buoni risultati dopo tutto. Non preoccupatevi per me, andate pure. Nel frattempo mi concederò ancora qualche sorso e proverò a familiarizzare con questi aggeggi che chiamano bacchette. Perché? Viene da Snesnaya. Ok, parla con Zhongli all'esterno. Ma chi è sto Zhongli? Chi sarà mai a livello di lore? Chi è Zhongli? Come ci si sente a sapere che il nostro arco negli adepti sono sempre presenti agli Yue dopo aver sperimentato come si sta sulla terra dell'arco assente? Ferisco l'atmosfera di Mondstadt. No, lui mi piace di più. Lo capisco, 3700 anni di storia sono una parte sostanziale della natura divina di Yue. L'organizzazione del rito dell'ascensione dovrebbe essere una tappa illuminante nella vostra esperienza di viaggio. Yue è la più prospera delle sette nazioni, difesa dalle divinità e governata dai sette stelle. Di conseguenza gli stratagemmi diplomatici dei Fatui non hanno mai preso piede qui. Ningguang delle sette stelle è sempre stata una guardia nei confronti dei Fatui. Credo che sia per questo che il principe vuole avvalersi dei contatti dei servizi funebri di Wang Sheng. Cosa ci guadagnerebbe Child alla nostra partecipazione al rito dell'ascensione? Non lo so, e credo di non volerlo sapere. Per quanto mi riguarda, i Fatui non hanno altro ruolo se non quello di sponsor.
Spero solo le tradizioni di UA siano mantenute nel tempo. Sponsor. Questo è l'anticipo che ci ha dato Child. Nel caso doveste esaurirlo, potete rivolgervi a lui per chiedere altri fondi. Wow! Bene, andiamo allora. Per prepararci adeguatamente dobbiamo innanzitutto ottenere dalla Giada Notticulosa, degna di una divinità. Ci serve i Nauticulus Jade. La Giada Notticulosa. Vai a comprare della Nauticulus Jade. Mettiamo il Shanling, almeno siamo in tema. Nauticulosa è proprio brutto, sì. Shito, eccoci qua. Vi do il benvenuto al mistero della Giada, cari amici. Che ne dite di tentare la sorte con una scommessina sulla Giada? Potrebbe essere la vostra giornata fortunata. Costa poco, ci si diverte e potreste diventare ricchi. Scommessina, eh? No, grazie. Noi siamo qui per... Cavolo, che cos'era? Giada Notticulosa, di qualità radiosa come minimo. Giada Notticulosa di qualità radiosa, dite? Vedo che non siete dei turisti. Mi scuso. Eccone. Che ne pensate? Il mistero della Giada è rinomato in questo settore. Guardate un po' che qualità eccelsa. Rex Lapis non ci offre spesso merce di questo livello. Su via, prendete ciò che più vi aggrada. Questi tre pezzi sono veramente belli. A differenza di quelli che scovi tu di solito. Ma cosa dovremmo fare? Prendere un pezzo e andare? Cosa ne pensi, Zongli? Ah, volete che sia io a decidere? Va bene. Beh, per me la risposta sarebbe semplice. Davvero? E quale sarebbe? Io li prenderei tutti. Che raffinatezza, buon uomo! Sapevo di non avere davanti una persona come tutte le altre. Aspetta, aspetta! Non vale! Dobbiamo parlarle! Ciao a tutti quelli che stanno arrivando e ciao agli altri che stanno via. Ci vediamo stasera alle 9 con l'analisi build. Ehi, ma se per il rito ne serve un pezzo solo, non stiamo spendendo il triplo dei mora necessari per comprandoli tutti? È vero. Mora? Avete ragione. Penso di non aver considerato questo aspetto dell'operazione. Come fai a non pensare ai mora quando fai acquisti? Se uno dovesse sempre tenere conto dei mora prima di agire, allora ogni azione sarebbe regolata dai mora. Cosa? Tutti i mora sono monete. Ma non sono tutte le monete, ma non tutte le monete sono mora. Parla di economia. È così che fanno i ricchi. In tal caso ne sarà pacchi di soldi, ma non tanto di risparmi. Inutile stare a perdere tempo, anche quando i mora scarseggiano riesco sempre a spuntarla in qualche modo. È difficile ristabilire la qualità della Giada Notticulosa. Nel materiale grezzo le differenze tra consistenza, lucentezza e trama interna che permettono di distinguere quello di buona qualità da quello scadente sono poche. Solo dopo aver utilizzato la Giada Notticulosa per dare forma all'oggetto desiderato è possibile stabilire se la qualità del materiale fosse soddisfacente. E se dovesse lamentarvene con i mercanti, quelli estatuamente ribatterebbero che la colpa è del vostro banco della creazione o che non avete saputo dosare il colore e a dovere. Incredibile! È così facile farsi fregare? Tuttavia, esiste un modo per effettuare una corretta valutazione di questa Giada e un vero esperto lo conosce. Quando il saggio indica la luna, lo sciocco guarda il dito. E che vuol dire? Se qualcuno indica con un dito la luna, il saggio capirà che è quella che deve guardare, mentre lo sciocco si soffermerà sul dito. La trama, la superficie, tutte queste cose non sono che il dito. La Giada Notticulosa è una pietra mistica usata per illuminare l'oscurità e quindi quel che conta è la sua luminosità, la sua luna. La Giada Notticulosa di qualità eccellente mostrerà un'elevata affinità con il pairo. Detto altrimenti, quando poi il materiale grezzo esposto alle elevate temperature risulta blu e lucente, tanto più elevata è la sua qualità. Non credevo che avessi tutte queste conoscenze. Vi ho trasmesso i preziosi insegnamenti che riguardano il commercio della Giada. Non vi rimane altro che metterli in pratica. Preziosi, eh? Daimon ha paura che non riuscirà a usarli più di una volta sola. Grazie, non vivevamo senza saperli. Siamo tornati per comprare delle pietre, capo. Ti spiace se prima le bruciamo?
E bruciare? Non se ne parla neanche, gente. Se tutti facessero così, come mi farebbe? Come si farebbe a vendere? Ci daresti qualche campione, allora? Va bene, come volete. Cosa ne direte se vi consegnassi un campione di queste tre pietre? Sopporterò la piccola perdita che ne deriva, lo considererò un regalo disinteressato. Non preoccuparti, so come funziona e puoi stare tranquillo che se la qualità riscontrata sarà buona, non dovrai farti carico di nessuna perdita. D'accordo, prendete questi campioni. Li ho prelevati usando un coltello e li ho anche etichettati. Questi campioni non saranno troppo sottili. Un foglio di carta è più spesso. Forse anche le ali di una zanzara lo sarebbero. Sono praticamente trasparenti. Davvero poco generoso. Che cosa? Sono stato già di larga mano. Non so cos'altro vi aspettiate che io vi dia. Il mio sangue? Ma una cosa così sottile non si volatilizzerà se esposta al fuoco? Non possiamo farci molto. Costringere un mercante a rinunciare a ulteriori profitti è praticamente blasfemia. Adottando le dovute precauzioni, queste lamine andranno bene. Quali precauzioni? Mentre aumentiamo la temperatura esponendole al pyro, possiamo usare idro per renderle più resistenti. In tal modo, i campioni resisteranno per un po' di più. Oh, non sapevo avesse di queste conoscenze. Grazie per aver compreso. A essere precisi, non è anche giusto da richiedere dei campioni quando non fanno, appunto, abbiamo ancora un accordo per la compravendita della merce. Il commercio agli UE si fonda sulla correttezza ed è giusto che sia così. Bene, non ci resta che trovare un posto dove andare per fare un po' di prove. Cosa ne dite della cucina di Shanling? Parli della cucina del ristorante Van Min? Fin tanto che non c'è lei. Ma guarda che stronza, Paimon! Non credo vada bene. Troppa gente di passaggio. Li esporremo a seri rischi. Se la reazione elementale dovesse prendere una piega inaspettata, non possiamo correre un pericolo del genere. Ah, ci penso Paimon. Una volta abbiamo visto un mega pentolone giù dalla valle Dadaupa. Nell'accampamento dell'Ilisho della tribù dei Carnari. E il robusto riuscirebbe a contenere la reazione elementale. Maui, andiamo. Prendiamo quei campioni e andiamo. Let's go. Prendiamo i campioni. Si torna a Mondstadt. Cioè, siamo andati a Mondstadt per fare sta roba. Non me lo ricordavo minimamente. Questo pezzo non me lo ricordavo minimamente, raga. Che si andava a Mondstadt per sta cosa. Lì c'è un Anemoculus, poi lo prenderò quando facciamo ancora caccia di Anemoculus. Io questa cosa l'avevo completamente rimossa. Andiamo, andiamo. Eh sì, per fortuna ci sono i teleport, raga. Se no immaginate farla tutti a piedi. Eccoci. Intende lì dentro. Sconfiggi Dilishur. Sarà fatto. Ci metteremo mezz'ora perché questo account è un po' indietro, però... veloce del previsto. No, farla a piedi ci si lanciava letteralmente. Cioè, farla a piedi proprio no. No. C'è ancora della zuppa qua dentro. Questi Irishurl si abbuffano, eh? Sentendo un Irishurl. Beh, adesso sarà il nostro laboratorio. Forse potremmo usarla come protezione elementale da idro. Accendiamo il fuoco e avviamo il nostro esperimento. Andiamo, Paimon ti aiuterà a distinguere ognuno dei tre pezzi. Usa Pyro per rendere sempre più caldo il pentolone, fino al risultato desiderato. Zong ha detto che quando più il materiale diventa lucente, tanto migliore è la sua qualità. Quindi facciamo attenzione. È
È passata una vita, raga. Io di questa quest non mi ricordo minimamente, vi giuro. Distruggiamoli. Comunque Jin mena, alla fine della fiera Jin ha iniziato a menare tanto. Oddio, chi è quello che genera cespugli? Eccolo, non lo posso sopportare, basta. Basta sti cespugli e fanno questa finta reaction che non esiste del veleno. Che lui non doveva fare la reaction del veleno, era Paisu. Accidenti a voi. Il serpente. Facciamo roteare. Allora, vero, sembra una secondaria, sono d'accordo, ma non lo è, incredibile. Ok, perfetto, torna al porto lì e trova Shito. Andiamo. Let's go, let's go. Si va. Ok. Eccomi di ritorno. Ho ottenuto la merce da parte per voi. Allora, quale preferite? Vorrei prendere la prima, la seconda, la terza, non mi ricordo. La terza. Ecco, giusto. È quella che aveva in mente Paimon. Nessun problema. Se è quella che volete, prendetela. Allora prendiamo una scatola del terzo tipo di giada. Ecco fatto. Ad ogni modo, scusate la domanda. È solo una curiosità. A cosa vi serve della giada notticolosa di una qualità così elevata? Non credo ci sia nulla di male nel dirvelo. Non abbiamo, ne abbiamo bisogno per costruire degli strumenti per il rito dell'ascensione. Ascensione? Oh no, mi erano giunte delle voci che non ci avevo dato peso. Quindi questo vuol dire che Rex Lapis è davvero... È difficile da credere. Nonostante il declino del mistero della giada, abbiamo sempre confidato in lui. Si narra che 200 anni fa, quando si smarrì esplorando la città di incognito, abbia assaggiato le prelibatezze locali proprio con un cucchiaino del mistero della giada. Ahimè, per ogni cosa c'è un inizio e c'è una fine. A questo punto, se la giada serve per l'addio a Rex Lapis, ve la farò pagare metà del suo prezzo. Sei sicuro? Prima non volevi darcene qualche, neanche un grammo. Se non fosse stato per la protezione affidataci da Rex Lapis, la città non esisterebbe nemmeno. Non ci sarebbe nessuno a trarre profitto da un'attività come questa. Oh, Chari, ciao! Grazie per il ride, ben arrivati! Ben arrivati, ragazzi! Grazie, grazie, grazie! Siamo in modalità Archon, queste che mettiamo su YouTube, quindi non ci sono gli alert attivi. Però grazie mille per il ride, benvenutissimi! Come va? Tutto bene? Spero abbiate passato una bellissima live. Noi abbiamo finito l'Archon questo di Fontaine e ora stiamo portando avanti il secondo account. Ma di sicuro Rex Lapis percepisce quello che vuoi. Capo. E io non ho dubbi che sotto la luce, sotto la guida delle sette stelle di Liyue e con l'aiuto dei mercanti generosi e onesti come te, la città continuerà a prosperare come ha fatto finora. Non lasciateci abbattere proprio adesso. Ok. D'accordo, grazie amici. Non so cosa ci abbia preso, mi sono lasciato trasportare dai sentimenti. Di questo passo farò fuori la mia fortuna. Adesso che la scelta è stata compiuta, pensiamo a riportare indietro la giada anticolosa. Ehi, un attimo, hai detto che ci sarebbe costata la metà, non che potevamo andarcene senza pagare. Oh, hai ragione, stavo per dimenticarmene. Vediamo. L'avevo visto, fossi contenta, non volevo di super... Ma che è sempre un piacere, grazie veramente, grazie veramente, veramente, veramente. Mi raccomando, raghi, passate a seguirlo. Ecco come immaginavo, ne ho portati. Ah, meno male, ne ha port... cosa non hai portato? I Mora. Mi scuso, cioè non li ha portati, raga. Si tratta di un'altra svista da parte mia. Che rapporto strano che hai col denaro. Così non va bene. Si tratta di una bella somma. Ehi, aspetta. Charlie non ci aveva dato un anticipo? Sì, ce l'ho con me. Che sollievo. Ecco, capo. Guarda se bastano. Ti giuro, è andato senza i soldi. Non me lo ricordavo. Ci siamo. Giusto la metà del prezzo. E a essere onesti, anche se fossero stati di meno, sarebbe comunque andato bene.
è risolto dunque. Adesso portiamo questa giada al belvedere di Yujing. È lì che si terrà il rito. La smetti di dare ordine? Tu non hai tirato fuori con Mora. La prossima volta magari ricordati di portare i soldi. Farò del mio meglio. Intanto vi ringrazio. Vai, andiamo a mettere la giada a posto. C'è il teleport più vicino. Ah, quello sopra non l'ho sbloccato. Dobbiamo sbloccarlo per quello. Allora ce la facciamo a piedi. Andiamo. Zhongli che va dietro a Child solo perché ci ricava soldi da lui. Intanto l'ha pagata Child la Nautilus Jade, eh? Quindi oggettivamente sì. Andiamo. Bello, perché questo pezzetto di Liyue l'avevo rimosso completamente, però non me lo ricordavo del tutto, quindi sono proprio contenta di rivivere questa parte qua, perché appunto me l'ero goduta poco, si vede, per ricordarmela poco. Magari non era sicuramente la parte più intraprendente dell'arco, su questo non c'è ombra di dubbio, però comunque è molto 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 carina. Andiamo. Ci siamo quasi. Direi che facciamo questa scena qua, poi più o meno come tempistiche siamo abbastanza in là. Vediamo. Allora, eccoci qua. Metti a posto la Nautilus Jade. Fatto. Abbiamo messa. Possiamo lasciare qui la giada. Ho già avvisato un gioielliere che la lavorerà per creare degli strumenti che ci servono. Ah, e naturalmente devo ancora andare da Child, quindi parlando di compenso dell'artigiano, lo pagheremo noi quando sarà qui. Non abbiamo altra scelta, temo. Ma è davvero qui che si terrà il rito dell'ascensione? Proprio così. Ho già affittato gli spazi e predisposto i preparativi per il rito. Anche il rito della discensione si è svolto qua. Esattamente, le 7 stelle di Liyue hanno consentito l'utilizzo dello stesso posto. Ma, visto che è successo qui, sarà una buona idea che delle persone sospettate come noi si facciano trovare nella scena del crimine? I 1000 liti potrebbero catturarci. Anche se, ora che ci penso, da quando abbiamo fatto ritorno dai monti di Jeonyun, nessuno di questi molesti soldati 1000 liti è più venuto a cercarci. Mi chiedo come mai. E inoltre, i resti di Rex Lapis... Seconda tradizione si parla di exuvia, non di resti. Ah, ecco come si dice. Sembri saperne di queste cose tu, Zhongli. E quindi questa exuvia che le è successo? L'hanno nascosta alle stelle 7 stelle? Voglio dire, non si sa neanche chi sia l'assassino. Probabilmente sospettano già di qualcuno, o magari lo sanno per certo. Non c'è dubbio che qui abbiamo trovato tutti gli indizi di cui avevano bisogno. Comunque strano. Non pensiamoci. Sono questioni di competenza che autorità del belvedere di Yujin. Aggiungendo elementi, non faremmo che aumentare la confusione. Prima della cerimonia, l'exuvia sarà custodita temporaneamente nel Palazzo Dorato. La Jade Chamber! Il Palazzo Dorato? L'unica zecca di monete di Liyue, nonché a Teyvat. Tutti i Mora che circolano per il mondo sono coniati lì. Wow! No, Paimon non pensava a niente di male. Paimon crede che si addica a Morax. Ma tu, Zhongli, come le sai queste cose? Il rito dell'ascensione ha ottenuto l'approvazione delle 7 stelle, quindi è un evento semi-ufficiale. Di conseguenza circolano già certe informazioni. Le 7 stelle mettono a disposizione il luogo e il Child, i fondi. Non è da escludere che ciascuno abbia le proprie ragioni. Ma del resto questa è la città del commercio e un po' di speculazione può starci una volta ogni tanto. A Liyue regna il dio dei contratti, che pertanto sono inviolabili. Non posso dire lo stesso per ciò che non rientra nei loro termini. Bene, allora dovremmo andare a preparare i profumi per il rito. Profumi? Dove li troviamo? Dobbiamo comprarli? No, i profumi usati per onorare la divinità devono essere appena distillati. Anche la qualità richiesta per i fiori di seta è speciale. I petali di fiori di seta contengono una fibra pregiata, spesso usata per i broccati. Il suo profumo, tuttavia, è tra i più raffinati del mondo ed è ideale nelle cerimonie solenni, come la presentazione e le offerte alle divinità ed adepti. Rieccoci, è l'ora di un'altra lezione di Zhongli sull'alta società. Ma non scenderò nei dettagli, per il momento seguitemi. Andiamo dai mercanti ad acquistare degli ingredienti. Perfetto.
andiamo a comprare i fiori di seta. Ok, perfetto, la prendiamo questi e siamo a posto. Sono sotto. Che bello il negozio di fiori. Ehi capo, vendete fiori di seta qui? Fiori di seta? Come no? Di quale specie li vorresti? Quale specie? Quella buona? Anzi no, ottima! Ma non si ricorda cosa siano le specie? Cosa sono? Bah, che acquirenti ignoranti. Come venite qui a blaterale senza nessuna cognizione? Oh, piano amico, piano. Fanciulla del piano dorato, tessivalle e brama del destino. Uno per ogni specie, tanto per cominciare. Oh, che sorpresa, questo gentiluomo sembra un vero intenditore. Voi due dovete essere i suoi servitori, vi prego di risparmiarvi i vostri maldesti contributi. Aspetta, non mi riconosci? Prego? Ah, giusto, non è la prima volta che ci incontriamo, mi scusi viaggiatore, non avrei dovuto usare quel tono. Ah, ecco. Dunque, guardatevi pure attorno e fatemi sapere se desiderate qualcos'altro. I fiori di seta rappresentano delle proprietà che variano in funzione della differenza fra le effettive condizioni ambientali e il loro habitat ancestrale. Tuttavia, questi sono esemplari di alta qualità e ottimamente preservati. Date un'occhiata al fogliame abbondante, ammirate gli stami luminosi come una fanciulla del palazzo dorato. Questa varietà fa parte dei sempreverdi e cresce solitamente in condizioni idrologiche complesse. Al contrario, quest'altra prospera là dove regnano buio e umidità e si sviluppa in grappoli di grandi dimensioni. Dal punto di vista morfologico si distingue per la quantità dei petali e per l'abbondanza degli stami, ma basta l'odore a svelarne la presenza. Letteralmente mi sembra di fare il mio esame di botanica che ho fatto all'università. Infine abbiamo questa varietà solitaria, diversamente dalle altre è parsimoniosa nella fioritura e nel fogliame e nel pieno della sua stagione vanta una fragranza leggerissima ma persistente. Fu scoperta dai nostri antenati mentre scalavano le montagne alla ricerca degli adepti. I fiori di seta sono quasi del tutto scomparsi in natura ai giorni nostri a causa di sconvolgenti sconvolgimenti geografici del caso della storia di Liyue. Di questi tempi sono quasi tutti coltivati dagli orticoltori. Wow, un autentico intenditore. Alcune nozioni sono nuove persino per me. Non ho altro che un'infarinatura e conoscenze generiche. Quelli da ammirare sono i miei compagni di viaggio che si apprestano a scoprire ogni angolo del mondo. Grazie. Grazie, Zonkli. Sei troppo modesto, quindi che fior di seta volevi alla fine? Io li prenderei tutti. Di nuovo? Come dire, quando compri un biglietto all'opera, la sua scelta dipende dalle doti e dalle melodiche della cantante o lo stesso vale per l'acquisto di un uccellino da compagnia? Ma non possiamo applicare lo stesso criterio all'acquisto dei fior di seta. Forse non ne siete a conoscenza, ma la tradizione per le offerte della Statua dei Sette prevede di distillare i fior fumi da più sottospecie di fior di seta, dopodiché Rex Lapis sceglie quale sia più idoneo. Come tante altre tradizioni noiose e complicate, anche questa è stata oggetto di semplificazione nel tempo, ma non dimentichiamoci che questo è l'unico rito dell'ascensione per uno dei sette negli ultimi 3700 anni, pertanto penso sia doveroso organizzare la tradizione scrupolosamente. Ora che abbiamo risolto, ho una domanda, avete per caso dei mora? Ci siete di nuovo dimenticati i soldi? Zonkli! Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Se posso intromettermi, avete per caso detto che questi fiori serviranno come offerta per l'Arcondigeo? Sì, in un certo senso. Oh, perché non avete detto prima? Ho saputo che sono successe delle cose terribili al rito della discensione di quest'anno. Ho perfino paura di dirlo ad alta voce, ma da allora sono in pena per Rex Lapis. Ho paura che ciò che ho sentito dire sia vero. Considerando che userete questi fiori per rendergli onore, non li pagherete. Anzi, vi chiedo di porgere i miei ossequi. Dici sul serio? Certamente, se non fosse per Rex Lapis non sarei nessuno. Se non avesse scritto nei componimenti per usare le mie merci non verrebbero neanche lontanamente i prezzi ai quali riesco a venderli oggi. Tutto un folklore qua, con queste divinità di Liyue impiegate a sostenere direttamente le attività locali. Grazie. Penso di parlarne a nome di tutti, dicendo che questa generosità ci ha evitato una bella grana. Sì, come la grana che ti sei dimenticato di portare. Non ringraziatemi al minimo. Bene, adesso che abbiamo i fiori, cos'è che si distilla il profumo? Solitamente con l'aiuto di un esperto, ma sfortunatamente non conosco nessuno con esperienza di distillazione di profumi. Un problema da persone altolocate?
Mi serve una mano da parte vostra. Bisogna chiedere un giro in città, soprattutto alle donne. Possiamo correre in giro per la città a caccia di donne profumate? Paimon piace questa missione, ma Paimon. Cioè, possiamo correre in giro per la città a caccia di frodo? Paimon piace questa missione, ma Paimon. Ma io vi aspetterò accanto alla stazione dei sette. Raggiungetemi quando il profumo sarà pronto. Direi che questo è il momento perfetto per interromperci, raga, con la parte nuova. Ci mettiamo qua al porto, che è bello. Io scioccata da Paimon, vi giuro. Volevo mettermi sul bordino, è girata meglio, ma scende. Dai, Shalincia, puoi fare. Andiamo nell'angolino, vediamo se da qua ce la faccio. Fatta volare in acqua. Oh, però se si può salire da qui. Oh, perfetto, così mi piace. Allora, amici, oggi è un po' più breve del solito, non è un'oretta, ma saranno una quarantina di minuti di arco. Questo che abbiamo fatto, sono contenta, l'abbiamo portata avanti. La continuiamo nelle prossime settimane. E ora da settembre, tanto avremo una schedule più fissa delle live, perché sta finendo il periodo estivo con appunto programmazioni un po' randomiche di settimana in settimana. Ristabiliremo un giorno fisso ogni praticamente 2 settimane in cui portiamo la nostra Archon, questa la portiamo avanti, quindi direi che per il momento è tutto. Non si pulla nulla per il momento, anche i prossimi personaggi annunciati non sono, cioè, non sono per questo account, aspetteremo qualche rerun degna di nota. Nel frattempo qualcosina stiamo farmando, come vedete siamo tipo a 1500, abbiamo quasi una multi. Per chi appunto segue soltanto il live su Twitch e non è stato su TikTok le mattine in diretta con noi, è successo questo. Nel questo account c'è una Deia selvatica che si è andata a unirsi alla mia bellissima Jhin, quindi ho il garantito adesso nel banner evento. Vedremo più successivamente che cosa ci uscirà. Siamo teoricamente tipo a PT zero adesso, se non sbaglio. Sì, siamo a PT0 con Daya trovata, quindi abbiamo il garantito. Quindi scegliamo bene dove mirare la prossima volta, perché ce l'avremo garantito. Detto questo, vi ringrazio tantissimo per la compagnia. Vi invito a iscrivervi al canale se vi va. Passate sul sito Viola per vedervi le live a tema Genshin, a tema Star Rail e tutto il resto, le pull in diretta. Seguitemi su Instagram per sapere quando sono le prossime live, per vedere anche le fotine in cosplay. E niente, vi aspetto su tutti i social, vi auguro una buona giornata e grazie per essere stati con me finora. Ciao!